centri abitati più antichi del Ponente Ligure. La zona più antica è rappresentata dal Torracco, con le sue tipiche costruzioni irregolari in pietra e calce. Il toponimo indica un luogo caratterizzato dalle case-torri, costruzioni edificate a scopo abitativo e difensivo. Ancora oggi la configurazione del borgo conserva, nelle dimensioni, le caratteristiche medievali, che hanno conferito al luogo il suggestivo aspetto del tipico borgo dell'entroterra ligure. Dai piccoli carruggi, nella giusta stagione, si percepisce l'odore intenso del mosto, frutto di una lavorazione antica e familiare che sta scomparendo. Una delle eccellenze vinicole di Toirano era il passito di Moscato. Strano vitigno per queste zone, una prelibatezza delle grandi feste e da un sapore delicato e dolce. Aggirarsi per il borgo al mattino presto, senza altre presenze, è come usufruire della macchina del tempo. La sua struttura è tipicamente medievale, con la via centrale da cui si diramano stretti vicoletti. Edificati in tal modo per meglio difendere il paese, sono motivo di stimolare i sensi e l'attenzione. Aggirandosi per il centro storico di Toirano, è possibile imbattersi nel Museo Etnografico della Val Baratella, dove è possibile trovare strumenti legati all'agricoltura e all'artigianato del Ponente Ligure. A pochi chilometri si trovano le grotte di Toirano, nell'entroterra di Borghetto Santo Spirito. Il complesso carsico è formato da molte cavità. La grotta della Basura e la grotta di Santa Lucia Inferiore sono aperte e attrezzate per il pubblico. Arrivederci e non perdetevi la futura esplorazione delle affascinanti grotte.